L'occasione di questo incontro è data dal fatto che oggi è il 20 di gennaio, la Chiesa Cattolica festeggia San Sebastiano, che da vari anni è il patrono anche della Polizia Municipale. Le due amministrazioni hanno ritenuto, i due sindaci in particolare, hanno ritenuto che fosse di approfittare, di sfruttare questa occasione per fare un attimo il punto, un momento di riflessione sull'attività svolta dal Corpo Unico, capire e mettere in fila un po' le prospettive di lavoro per il prossimo, ma direi anche per i prossimi anni, perché naturalmente il nostro, essendo un lavoro strettamente vicino e strettamente legato alla vita della città, risente dei cambiamenti, delle sensibilità e delle questioni che le città in questo momento stanno vivendo. E quindi il nostro sforzo è quello di adeguare la nostra presenza, la nostra attività, per cercare di rispondere il meglio possibile a queste richieste e a queste esigenze. È un lavoro costante, un lavoro continuo, a volte anche complesso, perché i fenomeni nuovi che si presentano, in primis li viviamo noi, e quindi è difficile astrarsi per capire come poterli contrastare o indirizzare. Comunque, lo scopo della giornata è un po' questo, è fermarsi un'ora e riflettere sul ruolo e sull'attività della Polizia Municipale, in particolare come svolta dal corpo associato con le varie interne.